Roberto Benito Vittorio Caparrelli Borlotti, quindi sono ricco di nomi e di cognomi. Nasco in una famiglia che probabilmente aveva origini che si vedono dai miei nomi, no? Però anche se io poi sono stato un 68ino, quindi sono originario della provincia di Roma. Sono venuto ad Alghero nel 1972 con l'aeronautica militare. Ero ufficiale responsabile dei servizi telecomunicazione dell'aeroporto militare di Alghero e istruttore ai piloti congolesi per alcune materie. E ho avuto la mia magnifica esperienza di organizzazione nell'aeroporto militare di Alghero nel 1984, quando si sciolse la scuola di volo e avevo la necessità di scegliere, la possibilità di scegliere tra rimanere in Sardegna ad Alghero o tornare a Roma allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, scelsi la qualità di vita che offriva la città di Alghero. Ho avuto un periodo, un'esperienza di consulente per l'organizzazione informatica delle ASL dell'Università di Sassari e poi fui portato dentro a una valutazione di opportunità o meno di far nascere una società di gestione anche sull'aeroporto di Alghero e dopo una serie di riunioni eccetera, insieme alla forte pressione sindacale e di altri, insomma, nacque questa benedetta società di gestione, Sogeal, e io fui incaricato di rappresentare la regione Sardegna nel consiglio d'amministrazione. Iniziamo l'avventura Sogeal Alghero. Un'avventura che ha un aspetto abbastanza folcloristico, perché per 2 anni avemmo l'ostruzionismo totale, specialmente dalla compagnia di bandiera e quindi dell'Alitalia, che era esclusivista sull'aeroporto di Alghero, e Sogeal ha operato nel mio camper, quindi ero io, 2 dipendenti, nel camper di fronte all'aerostazione, pagando anche il parcheggio. Quello era l'ufficio, la sala del consiglio di amministrazione e altre cose. Ho avuto una piccola esperienza di amministratore comunale come assessore nella giunta Baldino e mi piace ricordare di quella brevissima esperienza che è durata 3-4 mesi, però aver definito la realizzazione dell'area marina protetta, del parco di Porto Conte e la passeggiata Buschè. Solo un piccolo ultimo inciso, un ricordo storico molto me gradito è quello di, insieme ai colleghi, ricordo il collega capitano del Demanio Galleri che realizzò l'opera per conto del Demanio Aeronautico, facemmo la strada per Monte d'Oglia. Umberto, pensa di essere una bella persona? Direi nella sufficienza. Qual era il suo sogno da bambino? Fare l'astronauta. Che persona è il suo miglior amico? Una persona sincera. Cosa ama fare di più di ogni altra cosa? Ma purtroppo credo lavorare. Chi è il suo peggior nemico? L'arrogante, il presuntuoso, è colui che è convinto di sapere tutto, perché forse un po' di umiltà da parte di tutti a volte farebbe analizzare le situazioni in maniera più umana, concreta. Quanto spesso ride lei, Umberto? Ah, tanto. Cos'è che la fa più sorridere? Ma tutto. Pensa di essere una persona forte? Penso di sì, comunque. Quanto ritiene di aver dato lei a questa città con la sua, col suo lavoro, col suo impegno? Abbiamo parlato prima di Sogeal, credo che adesso possiamo approfondire il discorso. Ma guardi, io credo di aver dato molto, perché molto ho avuto da questa città, da persona impegnata e pagata per fare alcune cose, non per interesse personale, e bisognava portare dei risultati. Credo che questi risultati
si siano raggiunti ma non siano stati ben governati. Questo è il mio cruccio. Credo che non sono riuscito a far capire le trappole e i pericoli sui quali si andava incontro in una fase di rilassatezza, perché il mercato, specialmente quello legato al trasporto aereo, è di una dinamicità micidiale, di una professionalità ancora più forte, però abbiamo creato delle aspettative e dei presupposti non solo per 250 famiglie che lavorano in aeroporto, ma globalmente sono 500 tra operatori vari, ma ad un territorio che vede condizionato il proprio asset economico, sviluppo e debiti o crediti da come si muoverà la leva principale del territorio, che è l'aeroporto. Qual è la cosa più importante che ha fatto finora, secondo lei? Lo leggo a due momenti, i due momenti più importanti per me, che sono i miei due figli. Uno nel processo di adozione del mio figlio maschio e l'altro, che non ho fatto io, ma insomma, nella nascita della figlia. Sicuramente il processo di adozione per me è stato uno dei momenti più importanti della mia vita. Qual è la cosa più stupida che ha fatto nella sua vita? Se l'ha fatta. Sì, ma sicuramente ne avrò fatte tante di cose stupide. Qual è la più grande difficoltà che ha affrontato nella sua vita? Parlare, avere degli interlocutori professionali. Mi racconti una cosa, come è nata l'idea di contattare il vettore low cost, che dopo è diventato il principale vettore low cost che abbiamo qua ad Alghero in Sardegna, Ryanair? Qual è stato il momento iniziale? Cioè, che cosa il momento iniziale cosa è accaduto? È stato, come le dicevo, alcune riflessioni fatte in quel camper. Tra il 94, data di costituzione della società, e l'effettivo inizio dell'operatività, marzo del 96, ci fu affidata, era quella di tre obiettivi: far uscire dal monocliente all'Italia l'aeroporto, ristrutturare l'aerostazione, renderla competitiva nello scenario regionale per dare ritorni al territorio. Passeggeri erano circa 600.000, di cui diciamo circa 400.000 sui voli Roma-Italia, Roma-Milano, scusate, di Alitalia, e 200.000 di charter tra nazionali e internazionali. E da quel momento attuammo tre direttrici di lavoro. La prima era cercare di far capire al territorio che la società di gestione non era un carrozzone. Secondo, ottenere finanziamenti per rendere decorosa l'aerostazione, l'impianto di climatizzazione, l'impianto di illuminazione, non so se ricordate, sì, lo stato africano dello scalo, proprio, insomma, bombardato era quasi. L'altro era trovare traffico. Onestamente mi sono messo umilmente, come dico sempre, a studiare, a girare, a vedere, mi sono preso la valigetta, mi sono fatto mezza Europa, cioè ho cercato di capire cosa stava avvenendo negli altri scenari del trasporto aereo, e stava emergendo, stava nascendo il fenomeno low cost, per cui su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione organizzai una serie di incontri con l'allora responsabile sviluppo rotte della Ryanair, che era Roland Berger. Ci siamo visti due volte a Verona, una volta a Bologna. Riuscì a convincerlo a venire a visitare la Sardegna, che conosceva di nome, così più o meno, aveva già battuto bene la Sicilia per quanto riguardava l'Italia. Venne in Sardegna e, al di là del fatto che sia innamorato o meno di questo luogo comune, ci siamo innamorati, ha ritenuto, gli è piaciuto ovviamente, però ha ritenuto che ci fossero quelle condizioni industriali di un operatore di grande respiro finanziario per poter inserire nella fase iniziale, insieme a Pisa, Treviso e Bergamo, anche Alghero nelle network di Ryanair Italia. Trovammo quello che era l'accordo commerciale e quindi io fui
potetti portare una proposta concreta in consiglio di amministrazione per l'attivazione del primo collegamento Alghero-Londra giornaliero annuale. Era il 1999, giusto? Era la fine del 99, fine perché 99. Poi partì nel giugno del 2000. Perché tutti dicevano che ero matto nel proporre da Alghero un collegamento giornaliero per Londra. L'operazione partì appunto nel giugno del 2000, opportunamente contributata da parte della Regione e sostenuta. Era l'inizio di un percorso già identificato. Nel 2009 c'era un momento di svolta importante, base sì, base no. C'eravamo già candidati a questa ipotesi e con il Presidente Soro si arrivò a definire la fattibilità del base Alghero. Però c'è una fase prima di quella data. Nel 2007 dovevamo cominciare a pensare a qualcosa in più, perché con l'attivazione della base stavamo realizzando una raggiera di collegamenti sostanzialmente per tutta Europa: Londra, Dublino, Parigi, Roma, Pisa, eccetera eccetera. Cos'è che era utile fare? Pensammo di intercettare i collegamenti da New York che tutte le mattine ci passano sopra la testa e che vanno su Fiumicino, e quindi con lo stesso spirito di quando avevamo aperto Londra cominciamo a pensare a New York. Su questo la giunta regionale Soru era d'accordo e quindi io fui mandato ad Atlanta al quartier generale della Delta Airlines, che era il più grosso vettore americano. Quindi cominciavano a vedere l'hub dei low cost come un possibile aeroporto di destinazione, purché garantisse poi quelle prosecuzioni ai propri clienti in tutta Europa. Però Delta volle fare un'analisi di quanto era forte la conoscenza del mercato Sardegna negli Stati Uniti. Il risultato praticamente fu pari a zero, cioè non ci conosceva nessuno. Quindi anche lì l'assessorato regionale al turismo, l'assessore De Pao mi pare che c'era, cantierò su disposizione della giunta una serie di iniziative in America, compreso il Film Festival di New York, eccetera, cominciando a promuovere nell'ambito del sistema turistico ed agenziale americano, cominciare a parlare di la Sardegna esiste, fa questo. Lo studio, l'analisi, le possibilità erano molto avanzate. Che è successo? È successo che tutto poi nel 2009, quando io andai via, fu sostanzialmente abbandonato, rimosso. Evidentemente la nuova giunta, Cappellacci, giunta non ha ritenuto di andare avanti su questa progettualità. Ma secondo me perché ci sono state delle pressioni delle lobby molto forti, perché in quel momento Alitalia Eurofly, Meridiana volevano fare internazionali, quindi avere quest'ulteriore grosso vettore che arrivava in Sardegna dopo già la crisi che avevano avuto dopo l'arrivo delle low cost. La sua carriera, è stata momentaneamente interrotta dal sistema politico, secondo lei o no? Ma io ne ho certezza, e ne ho certezza che c'è stata una forzatura. E proprio pochi giorni fa, per un altro motivo, ho letto un'intercettazione telefonica di un autorevole esponente dell'UDC regionale che telefona ad un autorevole personaggio aeroportuale e dice: guardate che Borlotti, su richiesta del senatore Comincioli, l'abbiamo mandato via noi, quindi adesso dovete rispondere a noi. Ama se stesso, Umberto. Sì, sì, certo. Cos'è che... Sono anche bello. Che cosa è che la fa piangere di gioia? Bah, quando vedo la tranquillità dei miei figli. Perché quando è stata l'ultima volta che ha pianto? Il pianto di tristezza, pianto in generale. Ma io no, io piango anche quando vedo un film, quindi io piango anche per delle banalità, cioè, sono anche preso in giro in casa, quindi
sono facilmente vulnerabile, però un pianto vero sicuramente è stata la morte di mio padre, pianto forte, pianto molto sentito. Quando è successo? Nel 95. Che cosa teme di più nella vita? Se c'è qualcosa che teme. I presuntuosi, gli ignoranti e gli arroganti. Qual è la sua parola preferita? Ottimismo. Ottimismo. La cosa migliore che le potrebbe capitare adesso, qual è? Io ho 63 anni, vorrei continuare a avere questo grado di salute che ho, grazie a Dio. Come si vede tra 5 anni? E soprattutto dove si vede? Mi vedo ad Alghero sicuramente. Ad Alghero, beh, sicuramente comincerò ad assaporare la pensione. Ha qualche rimpianto? Sì, così a botta mi viene difficile dirlo, però essermi fidato anche di aver condiviso soluzioni o ipotesi di soluzione che poi si sono girate, come si dice, a manico d'ombrello. Qual è la prima cosa che pensa quando si sveglia al mattino? Che presto che è. Per che cosa è orgoglioso di se stesso? Sono orgoglioso di essere onesto, di aver dato il massimo e di essere stato anche ricambiato. Forse molti degli attacchi che mi sono arrivati è perché probabilmente non ho accettato alcune mediazioni. Riassuma la sua vita in una frase. È movimentata. Crede in Dio? Sì. Qual è la prima domanda che farebbe a Dio? Perché continui a tenere aperta la fabbrica degli stupidi, degli arroganti, degli improfessionali? Si potrebbe chiudere quella fabbrica. Ha dei segreti? Sì. È una persona felice? Sì. Lo scopo della sua vita qual è? Il fine ultimo? Io non penso di aver dato un obiettivo finale o meno, ma la vita credo che si debba fare quello che è necessario fare per se stessi e per quelli che sono vicini, ma quelli che sono vicini non sono solo quelli della famiglia, è la comunità dove si vive anche. In questi giorni viviamo ad Alghero, siamo un po' tutti preoccupati per questa situazione del vettore low cost Ryanair. Lei cosa ne pensa di questa cosa qua? È una cosa risolvibile? Lei cosa avrebbe fatto per risolvere questa cosa? Allora, io dal il processo oggi è come se potessimo dire un processo terminale, perché non è scoppiato oggi, è scoppiato nel 2010. Abbiamo avuto questi 4 anni di tumore che si è trasformato in metastasi, l'arroganza, l'improfessionalità, eccetera, hanno partorito nel 2010 dei meccanismi, delle norme, dei comportamenti che hanno creato la famosa trappola. Non mi fisco alla legge 10, aver creato quella norma che era legittimo poterlo fare, ma non averla attuata, quindi aver fatto un pastrocchio. I contributi ai low cost, ai vettori in genere, perché non è che li prendono solo i low cost, li prendono all'Italia, li prendono in tanti i contributi per sviluppare le rotte, possono muoversi su 3 aspetti. Uno è il principio dell'investitore in economia di mercato, un altro sono gli aiuti sociali, un altro sono i servizi di interesse economico generale, la differenza fra i tre. Se io devo fare un collegamento con Pantelleria, perché è un territorio totalmente scoperto, eccetera, e vabbè, affitto un aeroplano, gli faccio fare i collegamenti, quel che costa costa, è un aiuto sociale, devo dare la mobilità. Poi c'è il servizio economico, l'interesse economico generale, che è quello sostanzialmente della continuità territoriale. Poi c'è il libero mercato. Il libero mercato prevede che aeroporto e vettore
si siedano intorno a un tavolino e trovino il reciproco interesse a sviluppare. Nel momento in cui l'aeroporto è partecipato da un ente pubblico come Sogeal, c'è l'interesse del proprietario, ancorché pubblico, a far sì che quell'aeroporto viva, cresca, produca. Quindi il pubblico può mettere dei soldi sul tavolino purché alla fine dell'esercizio finanziario, messe 100 euro, siano incassati 101. Quindi in quel momento, fatta la legge 10, che si basava sul principio tipo CT1, quindi si sarebbero dovute fare le gare per dire facciamo un Alghero Londra, un... Poi ci si è resi conto che se avessero fatto le gare nessun low cost avrebbe partecipato, perché il low cost ha una dinamica completamente diversa di gestione. Non si va alle gare oggi per fra tre anni per una tariffa, per un... è libero, vuole essere libero. Per cui non sono state fatte gare, però sono stati erogati fondi che non potevano essere erogati perché devono essere assoggettati a una gara. E quindi lì si è creato un problema enorme, formale e sostanziale, che ha portato poi a frenare tutto. Adesso è un grosso problema, adesso siamo in una situazione di stallo. Secondo lei la Ryanair per il 2016 ce la siamo giocata o c'è ancora qualche spazio per recuperare? Diciamo che Ryanair nel 2016 sarà presente sullo scalo perché un certo numero di rotte verranno effettuate. C'è questa forte preoccupazione, ormai direi quasi acclarata, insomma, che un certo numero di destinazioni, sembra che siano 14, verranno momentaneamente soppresse. E, i margini teorici ci sono, conoscendo però un po' Ryanair, la programmazione degli aeromobili, gli slot, la vendita, eccetera, sono abbastanza pessimista, non sono ottimista in questo caso, perché la mia preoccupazione più forte è se poi tutto salta e da ottobre perdiamo tutto, e allora la situazione diventerebbe ben più difficile da gestire. Vista la sua esperienza in questo campo, secondo lei c'è un altro vettore low cost che possa prendere il posto di Ryan qua ad Alghero per assicurare le rotte per, per la prossima stagione turistica? Allora, il trasporto aereo è fatto di lobby. Ci sono le lobby degli aeroporti, dei vettori di tipo tradizionale che si fanno guerra tra virgolette, ma diciamo si dividono il mercato. E c'è anche nei low cost. Non è che non vengano altri vettori, perché verranno altri vettori, ma non sono targabili come sostitutivi di Ryanair. E faccio un'ultima domanda, Umberto. La primissima cosa che farebbe se fosse sindaco di Alghero? Il primissimo provvedimento, la prima ordinanza, la prima cosa in assoluto? Credo che il problema igienico della città sia il primo.